Cambiare il presente e progettare il futuro. Questo è il tema scelto per l'assemblea provinciale della CGIL, in programma domani mattina ad Agrigento, presso il Museo Griffo, e che vedrà la partecipazione del segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino. Si parlerà di diritti, tutele, inclusione, partecipazione e rappresentanza, con la CGIL pronta a dare inizio ad un percorso di rilancio delle idee e dei principi che stanno alla base della storia del movimento sindacale. Cambiare il presente di guerra e progettare un futuro di diritti e stabilità. Noi iniziamo un percorso di rilancio delle idee e dei principi che stanno alla base del nostro movimento. Oggi abbiamo problemi seri a sentirci ancora qualche politico che parla di flessibilità. In realtà, quando loro dicono flessibilità, significa precarietà. Non è un caso se i migliori giovani, se i nostri giovani partono. Giovani che partono vanno all'estero e il 50% di questi sono laureati. Questo è un problema serio per la nostra società perché rischiamo di perdere appunto la nuova classe dirigente. Oltre 2.300.000 contratti a tempo determinato. Questo è un record che dimostra quando la politica di oggi ha il dovere di dare stabilità e coniugata ai diritti. In Italia abbiamo 900, più di 900 contratti collettivi di lavoro. Questi contratti nascono con i sindacati cosiddetti gialli, che si fanno gli accordi ad personam con le aziende, il tutto per ridurre sempre di più i diritti ai lavoratori. Non è un caso, infatti, che molti lavoratori, pur appunto lavorando, appartengono al, come dice l'Istat, stanno dentro la soglia della povertà, quindi bisogna rinnovare subito i contratti e bisogna anche tenere conto di un'inflazione che oggi è al 6,9%. Invece le regole dello Stato italiano, che attraverso il meccanismo di calcolo cosiddetto IPCA, cioè l'inflazione depurata dai costi energetici, ci fanno dare una inflazione attorno al 2% e non al 7%. Significa che siamo l'unico paese d'Europa dove i contratti diminuiscono, quando in tutta Europa invece abbiamo un aumento contrattuale dall'8 al 9%. Ecco, la nostra assemblea vuole porre l'accento su questi temi e ne parleremo con il prefetto. Ne parleremo con il sindaco della città, ne parleremo con il rappresentante della rete degli studenti medi e regionali, ne parleremo con la diocesi della pastorale sociale e del lavoro, ne parleremo con il rappresentante del mondo dell'artigianato, il segretario del CDA. Insomma, ascolteremo tante buone idee e buone proposte per poi trasferirle nella nostra sede romana affinché attraverso un confronto con il governo si riesca a portare a casa il migliore risultato per ottenere pace, diritti, uguaglianza.